Buongiorno a tutti, anche oggi in diretta dalla pagina Facebook Young Digitals per un nuovo appuntamento con i nostri webinar Half an Hour. Siamo arrivati oggi, se non sbaglio, all'appuntamento numero 58. Nostro ospite, graditissimo, Giuseppe Lopizzo. Ciao Giuseppe. Ciao, buongiorno a tutti. Adesso partiamo con le presentazioni di rito. Tu sei cantante e vocal coach. Hai, nonostante la giovane età, un curriculum, un sacco di esperienze in questo campo che andiamo un po' a snocciolare, per arrivare poi all'argomento di giornata, che è il parlare in pubblico e l'arte di far cantare la voce, quindi l'utilizzo della voce nelle varie presentazioni, nelle varie attività che facciamo anche noi, esperti di marketing e comunicazione, quando dobbiamo presentare dei progetti, sia ai clienti sia internamente ai colleghi. Quindi, anche a livello di public speaking, in ogni contesto lavorativo, l'utilizzo della voce è un elemento molto importante. Certo. E tu sei esperto di questo non soltanto perché hai calcato diversi palchi sin dalla giovane età, quindi leggendo un po' il tuo curriculum, dei tour con artisti famosi, delle presenze sul palco con Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Baglioni, in contesti molto importanti. E tra l'altro stai tenendo anche come professore un corso al master di vocologia artistica all'Università di Bologna. Quindi Giuseppe, io ho presentato un pochino quello che hai fatto per come ti conosco già fuori da questi webinar, perché ho avuto il piacere di conoscerti, sia da quello che ho letto in rete. Lascio a te un pochino la presentazione su quello che è un po' il tuo background lavorativo, artistico e su quello che stai facendo adesso. Grazie, grazie Alberto. Sì, è sempre molto complesso parlare di se stessi, però lo faccio solo per continuare quello che hai accennato tu. Sì, in realtà ho iniziato ad usare la voce pubblicamente cantando, quindi facendo il cantante e in particolar modo affiancando altri grandi artisti. Quindi sì, tu hai citato nomi importanti con i quali ho collaborato, soprattutto in contesti di trasmissioni televisive. Ho partecipato diverse volte al Festival di Sanremo per esempio con Adriano Celentano in Non è una una semplice trasmissione televisiva. Adesso hai detto un po'. no. È la trasmissione televisiva, quindi è un'icona della TV italiana, Sì, since long time, quindi è si vero, studiano i libri. sì. Anzi, mi pare che la prima volta che ho partecipato a Sanremo avevo credo 20 anni, ero proprio nel coro dell'orchestra e mi pare che avessero detto che fossi il più giovane corista che avesse mai preso parte nell'organico dell'orchestra. Quindi, se è vero, posso dire di avere questo primato. Era il Festival di Tony Renis. E niente, tra l'altro l'ultima partecipazione televisiva l'ho fatta proprio prima delle chiusure varie per il lockdown, sempre al Festival di Sanremo con Vittorio Grigolo, tenore importantissimo nel mondo, col quale abbiamo fatto un medley dei Queen diretto dal maestro Diego Basso che si è Proprio inventato questa. Sì. nell'ultima edizione, questo 2020. Sì, proprio, guarda, 10 giorni prima che ci dicessero state a casa, io ero forse in uno dei più grandi assembramenti d'Italia. È stato l'ultimo argomento di discussione pre-lockdown, il festival. Quindi Bugo, Morgan, tutta quella querela. Tu hai visto qualcosa nel backstage? Sai darci qualche. Io ho partecipato alla finale, la serata finale, quindi era il giorno dopo questa famosa vicenda di Morgan e ne parlavano ancora tutti, eh? Dietro era uno degli argomenti top. Quindi, vabbè, insomma, ma si sa che il festival va anche oltre la musica. E niente, comunque, man mano che insomma andavano avanti queste esperienze negli anni, è sempre cresciuto la mia passione per capire quale fosse il funzionamento della voce. E soprattutto ho sempre avuto una passione per la didattica. Quindi, unendo le due cose, ho cominciato a lavorare dicendo agli altri come utilizzare la loro voce. Per fare questo ho fatto un corso dal maestro, insomma, che ritenevo il più grande per quello che stavo cercando, che è a Nashville, in Tennessee,
quindi ho fatto questa esperienza molto bella, stando più volte a Nashville, poi New York, eccetera. Tra l'altro a New York sono ancora legato, anche perché adesso qui mi trovo a Ex Musica, che è questa struttura che abbiamo creato a Padova, dove tra le altre cose andiamo anche due volte l'anno a New York a fare una settimana dedicata alla voce con i cantanti. Quindi bene, la voce come vero e proprio strumento, non soltanto da un punto di vista artistico, quindi legato alle esibizioni canore, ma anche in attività di public speaking, e quindi oggi riusciamo a concentrarci su un ambito che sicuramente interessa la nostra platea, che è per gran parte composta da professionisti che lavorano nell'ambito della comunicazione, del marketing o in ambiti correlati. Quindi Giuseppe, credo che oggi tutti possano trarne ovviamente spunto, perché non soltanto parliamo e comunichiamo con dei clienti per raccontare un progetto, per come sarà o per come è andato, ma anche comunicare internamente tra colleghi, con presentazioni, con la condivisione di informazioni, e quindi l'utilizzo della voce giornalmente è un'arte, e tu ci spieghi un pochino come utilizzarla al meglio. Quindi ti lascerei subito la parola, ovviamente, e poi ho già in mente qualche domanda, magari la snoccioliamo man mano che quando vuoi. Il passo verso ciò di cui parli, ovvero l'utilizzo della voce parlata, per me è nato anche quello da una passione, perché parallelamente alla musica, uno dei personaggi che ammiro di più, forse tu lo conoscerai anche chi ci segue, si chiama Guy Kawasaki, che è stato chief evangelist di Apple, e mi ha sempre affascinato questo utilizzo della voce, e non solo della voce, anche il modo di organizzare i contenuti che andasse in realtà al di là del contesto musicale. E quindi quello che faccio quando parlo nelle aziende o a chi principalmente usa la voce parlando è proprio creare questo parallelismo tra musica e discorso, che come vedremo in realtà si tratta di due ambiti intrinsecamente legati l'uno all'altro. Sempre copiando da Guy Kawasaki, ogni volta che faccio una presentazione in pubblico divido quello che devo dire in punti, perché se chi ascolta è interessato a ciò che sta ascoltando e si appassiona, è più facile ricordarsi alla fine se abbiamo diviso in punti. Se, come a volte accade, l'oratore è noioso, quando uno sa a che punto siamo arrivati, sa quanto manca alla fine, quindi è utile anche in quel contesto. Già una domanda, Giuseppe, ce l'ho anche per te, perché parli comunque di presentazione e di organizzazione della presentazione. Sì. Insomma, quello che si dice, quasi fosse un mantra, è che improvvisare va bene fino a un certo punto, bisogna essere molto preparati. E anche questo dal punto di vista... Questo è uno dei parallelismi con la musica. Sai, una delle domande che ti viene fatta più spesso è, sia da cantanti che da chi deve parlare, quando sto per andare sul palco sono preoccupato. Quella preoccupazione lì diventa quasi pari a zero se tu sei molto preparato. Mm-hmm. Tu sai esattamente cosa stai andando a fare. E è ovvio che l'esperienza ti porterà a saper organizzare sempre al meglio le prove, quindi questo non vuol dire che tu non debba fare nulla che sia improvvisato, perché secondo me è bello anche lasciare un po' di libertà nel momento in cui ti ritrovi sul palco oppure a tenere una riunione, eccetera. Però sicuramente sapere esattamente cosa stai per fare ti aiuta sia nella musica che in contesti in cui devi solo parlare, quindi le prove sono fondamentali. Quindi, mantenendo la metafora, bisogna sapere bene lo spartito, per avere il tempo giusto e capire se e quando è il momento di concedersi magari un'improvvisazione, non so, un assolo di chitarra, perché è il momento, l'hai fatto così bene la canzone, alla fine puoi permetterti di... Immagino... Questo è molto legato anche a... Cioè, noi non dobbiamo, neanche quando stiamo facendo una riunione, in realtà, in cui dobbiamo esporre un progetto, neanche in quel caso, secondo me, dobbiamo pensare a ciò che stiamo dicendo come ad un monologo. Cioè, chi ci ascolta, chi è davanti a noi,
ha sempre delle reazioni, anche se non sta parlando. E secondo me è chi è davanti a noi che guida il ritmo del nostro discorso e che ci indica anche la possibilità che tu stavi dicendo poc'anzi, cioè quella di lasciarci andare a delle divagazioni o improvvisazioni. Questo vale sul palco quanto in un ufficio durante una riunione. E quindi può cambiare anche l'intonazione della voce per dare magari un boost in quel momento, perché magari vedi le persone che sono un po' fredde, distaccate o addormentate e cerchi di, con la voce, anche di arrivare alla loro attenzione. Sì, per parlando, ma magari non soltanto la scelta di una parola giusta, ma anche di un'intonazione adeguata. Assolutamente sì, questo è uno dei punti in strettissimo contatto con l'utilizzo della voce cantata. Tra l'altro il primo punto del quale ho scelto di parlare, che ho chiamato altezza. Cioè, mentre noi stiamo facendo un discorso, stiamo in realtà componendo una melodia con le nostre frasi. E questo può sembrare molto strano, ma ce ne accorgiamo subito, può fare la prova anche chi è a casa dicendo una frase, se rallentiamo ciò che stiamo dicendo diventerebbe subito una melodia. Quindi l'unica differenza è che il canto è sostenuto, quindi le note sono tenute, nel parlato no, ma stiamo allo stesso modo facendo una melodia. Che cosa vuol dire questo? Che dopo aver preso coscienza, quindi, che anche nel parlato ci sono note basse, ci sono note alte, ci sono note in mezzo, questo può essere usato nel senso buono del termine per creare un determinato effetto in chi ci ascolta. Ci sono ovviamente delle macro direttive al riguardo, che semplifico molto per via della half an hour che abbiamo a disposizione, però magari così per curiosità. È ovvio che si fa sempre riferimento a note basse come a note che trasmettono calma, quindi nel momento in cui io parlo così di certo non metto in tensione il mio interlocutore, ma se arrivo a un punto della presentazione nella quale voglio che aumenti la tensione, posso cambiare nota e posso far capire che sto per dire qualcosa di veramente importante. Quindi cambiare nota sortisce sicuramente subito un effetto in chi abbiamo di fronte. E l'altezza non è l'unico dei parallelismi con la musica. Il punto 2, infatti, riguarda la velocità, quello che nella musica si chiama tempo. Io posso decidere, è ovvio che faccio una premessa, quello che stiamo dicendo adesso, secondo me, è un lavoro che va fatto soprattutto inizialmente, ma l'oratore esperto riesce a mettere in pratica tutti questi elementi senza doverli per forza decidere tutti a priori, ma è in realtà la semantica del momento che lo porta ad utilizzare un elemento piuttosto dell'altro. Però è ovvio che, parlando di tempo, prima abbiamo detto note, ma parlando di tempo ottieni sicuramente un effetto di grande attenzione se improvvisamente rallenti il flusso del tuo discorso. Così come se devi creare tensione, puoi sicuramente aumentarlo. Mi viene in mente sempre quando fanno quelle pubblicità dei medicinali, consultare attentamente il foglietto illustrativo. Ecco, faccio sempre quell'esempio. Il terzo elemento che è fondamentale, io ritengo fondamentale, Alberto, anche per l'insegnamento metaforico che ci dà, è il silenzio, quello che nella musica viene indicato con le pause. Perché dico metaforico? Perché la musica ha questo grande pregio di portare all'evidenza il fatto che il silenzio abbia esattamente lo stesso valore di un suono, tanto che nella musica, i musicisti lo sanno, sullo spartito i silenzi hanno una notazione ben precisa. Dico metaforico perché sarebbe bello fare tesoro di questo insegnamento anche nella vita. E nei discorsi i silenzi dovrebbero quindi ottenere questa importanza. Tu immagina, sto facendo una riunione nella quale devo presentare dei punti importanti e quando sto per arrivare ai punti che io voglio che entrino maggiormente, passami l'espressione, nel cuore di chi ho di fronte, allora comincio a fare delle pause
perché se sto per dire, dopo tutto quello che abbiamo detto, a questo punto è venuto il momento di dirvi perché siamo qui. Nel momento in cui c'è il silenzio, molto spesso c'è la maggiore attenzione da parte di chi ci ascolta. Questo che cosa vuol dire? Che se sto presentando un progetto ai miei colleghi, oppure ad un cliente, o sto tenendo una riunione di qualsiasi tipo, io so che nel punto in cui voglio che tutti stiano attenti, se prima metto una pausa, in quel momento quel silenzio è catalizzatore. Io sto anche preso appunti intanto. Vado avanti col quarto punto, sempre in parallelo con la musica, che è anche questo fondamentale, ovvero le dinamiche. Sugli spartiti, chi ha mai visto uno spartito trova sempre questa indicazione piano, forte, mezzo forte, tutto questo, tutte queste cose si chiamano dinamiche. Dobbiamo, cioè chi parla in pubblico deve imparare a distinguere due coppie di aggettivi che non sono sinonimi, nonostante vengano spesso confusi, che sono alto e forte e piano e basso. Cioè, io posso parlare alto ma molto piano, posso parlare alto e forte, e come vedi ottengo due risultati completamente diversi in chi ho di fronte. Così come posso parlare basso e piano, ma posso parlare basso e forte. Capisci che se prendo coscienza di tutti questi elementi, le possibilità che ho non solo di far passare il concetto che io voglio che passi, ma anche, e sottolineo nel senso buono del termine, di influenzare influenzare nel senso di vedere positivamente l'idea che io ritengo essere positiva, perché è ovvio che nel momento in cui io sto presentando un progetto al quale tengo, ritengo che quel progetto sia il meglio per chi ho di fronte. Quindi partiamo dal punto di vista che chi parla sia eticamente corretto. E quindi questi quattro elementi sono gli elementi di collegamento stretto tra uso della voce nella musica e uso della voce nel discorso. Poi se non hai domande su questo che ho appena detto, vado ad un aspetto molto più tecnico ma fondamentale. Io andrei avanti, solo una notazione: mi dispiace che ci stiamo parlando al 58esimo webinar, quando magari sarebbe stato utile anche per me farlo al primo, qualcosa di più. Io sono andato un po' a braccio con quello che era un po' il mio feeling. Tutti mi hanno detto va bene, vai, però sicuramente farò tesoro. Come, scusa Giuseppe? Fai bene la voce, hai un bel suono. Ti ringrazio, mi preparo le cose che devo dire. Sull'intonazione mi lascio ancora un po' più, un po'... prendere un po' dall'entusiasmo e da... Sì, all'inizio può essere, secondo me, un bel esercizio da fare. Ripeto, all'inizio, perché dopo non dovrebbe diventare una cosa meccanica, perché altrimenti diventi una persona falsa se decide adesso parlo in alto, adesso parlo in basso. Ma all'inizio prepararsi dei discorsi tipo nei quali segniamo volutamente questa frase la dirò qui, perché in quel punto, parlando così, sicuramente otterrò questo risultato che voglio ottenere. O quest'altra, la dirò qui. Quindi giocare con la voce in questo modo. Ti dicevo però di un aspetto meccanico, perché tu devi fare in modo che la tua voce sia libera di muoversi secondo i quattro elementi che abbiamo appena citato. Ovviamente, come immaginerai, per di più, essendo il mio lavoro insegnare ad utilizzare la voce, ci vorrebbero un anno di half an hour. Però l'aspetto fondamentale, che è quello che citerò oggi, è la respirazione. Perché il suono, se andiamo poi a semplificare il tutto, ma nasce come aria. È l'aria che va gestita perché vengano emessi dei suoni.
Come fare in modo che l'aria venga gestita nel modo corretto mentre emettiamo dei suoni, mentre parliamo? Ed è anche, tra l'altro, Alberto, la ragione principale che fa stancare chi parla. I clienti dei foniatri non sono tutti cantanti. Ci sono tantissimi insegnanti di scuola, tantissimi che lavorano nei centralini, quindi non è che solo chi canta è sottoposto ad affaticamento vocale. E imparare a respirare bene ha una contraddizione di fondo, perché non si impara realmente a respirare bene. Cioè, quello che noi facciamo crescendo è porre dei limiti al naturale e corretto e libero funzionamento del corpo. Il nostro corpo sa benissimo come si respira. Quello che facciamo noi è rendere complessa questa attività. Tanto che, se ci pensiamo, allora, uno dei problemi principali legati alla respirazione quando si parla in pubblico è il classico suono un po' arioso. Ne abbiamo sentiti tanti di questi. Quindi il suono affaticato, arioso, soprattutto verso la fine della presentazione, diventa così. Perché? Perché in quel momento l'oratore, chi parla, sta usando tutta la sua aria a disposizione come se soffiasse fuori le parole. In inglese si usa un termine, si usa un'espressione che secondo me rende molto bene l'idea, quella di hold and let go, trattieni e lascia andare. O, per usare un termine dei bel cantisti italiani, dicevano immaginate di bere la voce. In che senso? Quando siamo veramente molto rilassati, stiamo, che ne so, parlando al bar con un amico e diciamo che bella giornata oggi, non diremmo mai che bella giornata oggi, svuotandoci. Cioè, quando non pensiamo a come emettere i suoni, ma pensiamo solo a ciò che stiamo dicendo, il corpo funziona perfettamente, perché non lo stiamo guidando noi. E quando noi non lo guidiamo, che cosa succede? Che io introietto l'aria e man mano che parlo non la lascio andare via tutta insieme, ma è come se stessi... Trattenere è un brutto verbo, perché ci immagina di dover fare una forzatura. A me piace dire è come se mi stessi a guardare, è come se il cantante bravo, l'oratore bravo, fosse spettatore di se stesso dal punto di vista meccanico. C'è un'espressione bella che condivido con voi, così se qualcuno vuole provare a un riferimento. Questo, Alberto, è il fascino della voce. Se stessimo parlando di pianoforte, io potrei dire a te e a tutti quelli che ci seguono, premete questo tasto che uscirà un do, ma la voce non la vediamo. Quindi dobbiamo rifarci ad immagini, metafore. Un'immagine molto bella che dà l'idea di come approcciare a quest'uso della respirazione è quella, ovviamente fisiologicamente sbagliata, ma utile, quella di immaginare di mettere i suoni sul finire dell'inspirazione invece che all'inizio dell'espirazione. Cioè, io inspiro, inizio a parlare qui, il suono si riempie timbricamente, diventa ricco, contrariamente a inspiro e soffiando fuori tutto inizio a parlare. Senti come il suono si impoverisce. Quindi ecco, l'uso della respirazione è centrale. Sembra un effetto Bruno Galeazzi, di terminare la voce di... Non so, perché è tipico forse di qualche telecronista sportivo che dà troppa enfasi e poi finisce con non averne più. Anche lì dipende da come usi la respirazione, perché sai, dare enfasi vuol dire, secondo i punti dei quali abbiamo parlato prima, per esempio... usare note più alte, aumentare la velocità e aumentare l'intensità. Ma tutte queste cose possono essere fatte in maniera corretta, cioè non pesante per le corde. Ecco, è ciò che fa un cantante quando canta un brano complesso, pieno di acuti, non si sta stancando. Quindi ed è centrale questo quinto punto, quello della respirazione. Io vado avanti a ruota libera, No, guarda, io ti interrompo. Sì, adesso andiamo avanti. Ho qualche domanda, perché allora te le faccio magari qui a spizzichi e bocconi, così non ce le abbiamo soltanto alla fine.
Citando, mi viene in mente un altro che la voce usa molto bene, è Federico Buffa, presentatore TV che racconta molte storie sportive e che raccontava anche di Michael Jordan, famoso giocatore di pallacanestro, sul quale è uscito anche un documentario su Netflix, The Last Dance. Anche Michael Jordan diceva: io sono diventato un campione, ma ho sbagliato in carriera 1 milione di tiri. A te è capitato di fare una serie di errori con la voce sul palco e imparare da questi errori? Scusa la domanda non prevista. No, è bellissima. Ma vabbè, fare l'errore è dietro l'angolo, nel senso che soprattutto per ci sono vari motivi. Ti faccio l'esempio del quale abbiamo parlato prima, di una trasmissione televisiva. Una trasmissione televisiva, per di più, l'esempio del festival che facevamo prima, vuol dire una mole di lavoro incredibile, perché magari devi fare tantissimi brani e le cose cambiano fino a 5 minuti prima della diretta. Allora può capitare nello svolgersi della trasmissione che tu ti distragga e quindi durante quelle 3-4 ore qualcosa lo fai. Che cosa succede però? Che c'è errore, cioè l'esperienza fa in modo, un errore fatto da un esperto di solito non è compreso come tale da parte del pubblico, nel senso che secondo me c'è un minimo di preparazione che fa in un minimo di sufficienza richiesta che fa in modo che tu non possa fare errori che disturbino realmente la performance. Cioè faccio un esempio banale, ma un cantante professionista che va a fare un lavoro a Sanremo è difficile che stoni, può sbagliare una parola, può entrare al momento sbagliato, ma capisci, cioè, l'errore sbagliato. Come? Può uscire al momento sbagliato. Bellissimo. Però ecco, cioè, la preparazione fa in modo anche che l'errore prenda un peso diverso. Poi è ovvio che l'errore c'è, e tra l'altro dico una banalità, mi dispiace dire banalità, ma a volte sono vere, cioè fanno parte della preparazione. Cioè quando si parla di quella persona è esperta in quel campo, si tratta anche di una persona che ha fatto tantissimi errori in quel campo e sono quelli che l'hanno reso esperto. Quindi ecco, l'unica cosa secondo me, man mano che vai avanti, l'errore prende un peso diverso. E come sai, un oratore abituato a parlare in pubblico per 8 miliardi di motivi potrebbe sbagliare un congiuntivo, ma il secondo dopo si corregge. Quindi voglio dire, è la stessa cosa. Bene, grazie per questa risposta. Ero curioso, te l'ho fatta subito. Anzi, uno dei divertimenti maggiori dei musicisti finito un concerto, una trasmissione, è quando ti trovi al ristorante a dire: ah, avete sentito che lì ho fatto quella roba lì, ah, io ho fatto quell'altra. Cioè, insomma, succede. Un elemento invece importante sul quale pongo sempre l'attenzione, che può valere per i musicisti tanto quanto per chi invece deve solo parlare, è che prendiamo coscienza che il pubblico non sa esattamente tutto ciò che noi faremo, per cui non sottolineiamo ho fatto un errore. Questo vale per i musicisti, sai, quando fanno, qualcuno magari fa una faccia per dire ho sbagliato, ma magari non se n'era accorto nessuno. La stessa cosa vale durante una presentazione. Mettiamo che il gruppo decida che si deve seguire un certo numero di punti nell'esposizione e chi è stato eletto a parlare ne salta uno e lo prende dopo. Non c'è bisogno che lo sottolinei a chi ha davanti. Abbiamo la nostra scatola di nonchalance con noi, sempre pronta. I due punti dei quali volevo parlare. Il sesto punto, in realtà, Alberto, me l'hai suggerito tu in una nostra conversazione che riguarda il parlare online. In questo periodo siamo diventati, insomma, ci siamo abituati a parlare molto attraverso la telecamera e il microfono del nostro computer. È un dato di fatto, anche in una possibile new normality che si avvicina a quella precedente, adesso ci sarà sempre di più un contesto a distanza.
sì, sperando di tornare di nuovo in presente, quindi era importante anche capire che cosa cambia. Sì, dunque, la risposta, la prima risposta che ti do è che in realtà per quanto riguarda l'utilizzo della voce non cambia niente, però devo mettere una postilla, cioè non cambierebbe nulla. Il problema è come noi approcciamo questa cosa, cioè vi sarete resi conto, vi sarà capitato, che facendo conversazioni online tendiamo a parlare più forte perché vediamo l'interlocutore, percepiamo l'interlocutore lontano e quindi ci viene da parlare più forte. Quindi se non lo stiamo facendo, tra l'altro, nel modo ottimale, tendiamo a stancare la voce. Quindi dovremmo davvero riuscire a fare le prove anche in questo, riuscire a parlare, se io parlo così, a volume, al volume che utilizzerei se tu fossi qui, Alberto, tu mi senti bene lo stesso e anche chi ci sta seguendo. Quindi non c'è prima cosa da pensare, non c'è bisogno che urliamo. La seconda senza cuffie da un normale MacBook, adesso poi tutti ascoltano comunque con anche dei dispositivi comunque di ottima qualità. Sì. Quindi dovremmo anche abituarci. Sì. Quindi immagino aiuti questa cosa. No, decisamente. L'altro punto è, tendiamo ad urlare, secondo punto che noi in realtà, questo secondo me è legato al bisogno di vicinanza fisica delle persone, e se tu ci fai caso, molto spesso quando parli con qualcuno online, vedi questo, cioè la persona tende ad avvicinarsi, pensando in qualche modo di avvicinarsi all'interlocutore, ma la voce non può funzionare perfettamente se io sono messo così. E questa è una cosa che vedo fare molto spesso. Ma senti che già il timbro cambia, perché non c'è la postura, non c'è l'assetto, che invece se sono seduto dritto ritrovo subito. Quindi il secondo punto al quale stare attenti è quello di non fare posture strane, non avvicinarsi con la testa allo schermo, prendere coscienza che siamo lo stesso vicini a chi abbiamo di fronte. E un altro elemento sul quale mi ha fatto riflettere qualche giorno fa il professor Fussi, che è insomma il foniatra, uno dei foniatri più famosi d'Italia, qualsiasi star della voce conosce Franco Fussi, il professor Fussi, che è il direttore del corso di vocologia artistica dell'Università di Bologna, e lui faceva riflettere su questo punto, ovvero non avendo la percezione, mettiamo di star facendo una riunione nella quale io sto parlando e non ho neanche, come in questo caso, un interlocutore come te, Alberto, ma sto parlando e tutti gli altri sono solo connessi ad ascoltarmi. Devo fare i conti con il silenzio, perché in una riunione nella vita reale vedrei dei segni di approvazione da parte di chi ho di fronte, sentirei i classici che non sento, e quindi sono portato a parlare più velocemente, riempire qualsiasi buco, tutte cose che ovviamente stancano, perché non sono naturali. Questo era il sesto punto. L'ultimo punto, il settimo, che in realtà è un punto che va solo enunciato perché è quasi provocatorio, ma cito sempre. Sempre citando Guy Kawasaki, il settimo punto è che l'80% di tutto ciò che abbiamo detto è avere qualcosa da dire, perché puoi imparare ad usare benissimo la voce, ma è il contenuto al primo posto. Sì, sì, no, è correttissimo, avrebbe detto all'inizio. Esatto. Abbiamo fatto un po' la rovescia, un po' anch'io, come da averti invitato qui ai nostri webinar, mi sarebbe stato più utile cominciare o fare un corso con te prima di iniziare questa esperienza, che poi è iniziata dall'oggi al domani, perché non era prettamente prevista una pandemia su scala globale, un lockdown e tutto quello che ne conseguiva. Poi il nostro progetto è nato in questo contesto e poteva nascere liberamente anche in un'altra situazione, però ovviamente, come già abbiamo raccontato, il lockdown ci ha un po' forzati a dei comportamenti a volte anche piacevoli, corretti, anche mettere in campo queste condivisioni
di know-how con il pubblico. Infatti li ho seguiti, ho seguito varie dirette. Mi fa piacere, Giuseppe, quindi era perfetto che capitassi qui in una delle nostre, perché poi abbiamo visto come il tuo ambito e il nostro abbiano comunque delle convergenze molto chiare. Stavo dicendo anche delle assonanze, però sì, converga tutto in... ed è utile anche per me, per noi, per i colleghi o per chi ci sta seguendo, sicuramente ha veramente questi piccoli accorgimenti. Ecco, tu avresti magari per così una serie di, oltre a tutte le cose che hai detto, che ovviamente riascoltandole poi si comincia a pensare e a metterle in pratica in maniera concreta, dei suggerimenti rapidi per noi professionisti del settore del marketing, della comunicazione, così da dei semplici tip da mettere in pratica anche dopo sì. Mangiato. Magari alle 2:30 abbiamo una presentazione o una call, che cosa mettere in campo subito? Allora, posso dirti due cose. La prima è di provare a leggere qualsiasi cosa uno si ritrovi davanti, seguendo quelle indicazioni di respirazione che ho detto prima. Ovvero, vabbè, adesso qui davanti non ho niente, ma invento. Se io inspiro, la nebbia agli irti colli, piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. E poi reinspiro. Cioè fare attenzione a non soffiare fuori, ma sarebbe il top avere uno specchio davanti e vedere sempre il torace aperto mentre parliamo, che vuol dire che non stiamo soffiando fuori tutta l'aria che abbiamo. In questo modo ti accorgi subito, immediatamente, di come il tuo timbro diventi più ricco. Quindi leggere ad alta voce qualcosa. E poi un altro esercizio che secondo me diventa anche molto divertente e appassionante è quello di prendere i punti che abbiamo detto e provare a trattare il discorso che dobbiamo fare, ce lo scriviamo e proviamo a trattarlo come uno spartito, per cui proviamo a segnare: qui salirò, qui parlerò più veloce, qui farò una pausa e provare a vedere che effetto, registrarci, ascoltarci. Io questo lo consiglio sempre anche ai cantanti. Ormai, grazie a questi, possiamo registrarci ovunque siamo. Quando facciamo un esercizio, quando facciamo una prova, registriamoci e riascoltiamoci, perché non abbiamo sempre la percezione di ciò che stiamo facendo. Ecco, l'esperienza porta quella che tecnicamente si chiama propriocezione, cioè io so esattamente cosa sto facendo anche grazie a delle sensazioni che ho interne. Ma per avere questa traduzione tra ciò che sento io e ciò che si sente fuori, mi registro e imparo a diventare padrone di questa propriocezione. Queste sono, voglio dire, piccole pratiche che secondo me però possono aiutare intanto a prendere coscienza. Poi ovvio che sono miriadi di esercizi tecnici vocali che oggi non ho citato, anche perché presupporrebbero una spiegazione dettagliata, non mi va di lanciare fai o cose del genere, perché se manca il perché. Hai dato un ottimo consiglio anche di stampo psicologico, c'è uno scoglio anche da parte mia in tante persone nel far fatica a riascoltarsi, nel provare non un senso di fastidio, ma dire, anch'io ho detto, ma poi mi riguardo i webinar, vedo se ho parlato bene o male, e dico, no, non ho voglia di riascoltarmi, quasi perché magari una persona se ne prende a noia, però è un esercizio molto utile, a quanto sembra. No, e tra l'altro, come si diceva un tempo, aver compagno al duol scema la pena, sappi che chiunque dice non mi piace sentire la mia voce registrata, ma quel non mi piace è una traduzione sbagliata di un pensiero, cioè la realtà è che noi quella voce non la conosciamo, perché siamo abituati a sentirci, dico banalmente, ma da dentro, quindi non siamo abituati ad associare a noi quel timbro. Come risolvere questo problema velocemente? Registrandoci, ascoltandoci e prendendo confidenza con quella che in realtà è la voce che chi abbiamo di fronte, che chi ci conosce è abituato a ricollegare a noi, quindi è ciò che ci rappresenta, che noi possiamo continuamente migliorare e rendere più bella, più affascinante, più convincente, più grazie anche a tutte le cose che abbiamo detto oggi.
Giuseppe, ce ne hai raccontate davvero tante. Io avrei ancora qualche domanda sparsa, ma Vai, io sono. ne faccio una legata un pochino. Qui andiamo magari anche un po' fuori tema rispetto a quello che abbiamo raccontato oggi. Il tuo rapporto con la tecnologia, sia come professionista che come vocal coach, quindi abituato, vedo il pianoforte dietro che comunque dà delle suggestioni fantastiche del suono analogico di uno strumento fisico, capire se la tecnologia anche a te nella tua attività, nella tua professione ha cambiato qualcosa. La tecnologia ovviamente è importantissima. Faccio una riflessione che ho fatto spesso con colleghi in questo periodo, che molti si sono avvicinati alle tecnologie in questo momento, quindi che ne so, a Skype, Zoom, tutto quello che permetteva di fare dei corsi, delle lezioni online. Mi ritengo fortunato perché il mio essere andato in America tempo fa ha fatto in modo che io venissi subito in contatto invece con quel modo di fare didattica, affiancato a quello live ovviamente, ma siccome lì le distanze sono molto più grandi, per cui non è raro che un insegnante di Nashville abbia un allievo di New York, al quale quindi solitamente fa lezione via Skype. Quindi nella mia formazione ho avuto tutta una parte proprio dedicata all'insegnamento online. Di conseguenza, quando c'è stata questa necessità recentemente, io non ho trovato strano il pensare di dover fare lezione online. Quindi credo che in quel caso sia un aiuto. È ovvio che non la ritengo sostitutiva di un incontro di persona, è sempre preferibile. Però quando ci sono necessità di, insomma, lontananza, urgenza, eccetera, lo ritengo un valido strumento. Per quanto riguarda invece la registrazione, insomma, la tecnologia davvero ci sta offrendo risultati inimmaginabili. In questo periodo nel periodo in cui non si poteva uscire, ho fatto una registrazione che mi ha affascinato perché abbiamo registrato il cantante in un posto, io in un altro, il direttore d'orchestra in un altro ancora e il fonico nel suo studio, registrando utilizzando l'interfaccia di Pro Tools, tutti che la vedevamo sul nostro Mac e ognuno era in un posto diverso, eliminando anche la latenza che io pensavo essere un problema ineliminabile. Quindi voglio dire, la tecnologia non va ostacolata, va non sostituita ovunque. Ecco, ci sono tante cose che secondo me possiamo fare noi. È la differenza tra andare in palestra e mettersi qualcosa addosso perché stimoli i nostri muscoli. Ecco, quello che possiamo fare direttamente noi, secondo me, facciamolo. Ecco, poi mi sono dimenticato anche di sottolineare un po' questo parallelo tra il tuo intervento e quello che abbiamo fatto ieri sui branded podcast e sui podcast in generale, per far vedere come tutto questo mercato anche di consumo e di fruizione da parte dell'utente di contenuti audio, perché trova più facilitato poter fruire in casa, fuori casa, in macchina, da device diversi, computer, smart TV, home assistant, smartphone, e quanto l'elemento uditivo sia così importante sia a livello musicale, ma anche a livello di narrazione, come in un podcast, e come l'utilizzo della voce e tutto quello che hai raccontato tu va, come dire, a prendere ancora più valore alla luce di quello che abbiamo visto ieri, e di come una storia narrata arrivi direttamente al cuore delle persone, venga memorizzata e possa essere anche fruita mentre si fanno altre cose. Quindi era interessante questo parallelo tra due interventi apparentemente distanti, ma invece molto uniti. Ecco, Legati. poi lì ci sarebbero ancora tante altre cose da raccontare, immagino anche sugli speaker radiofonici o da podcast, che però anche loro immagino abbiano come capisaldi delle cose che hai raccontato tu. Ah beh, ovviamente, poi ovviamente ogni ambito ha anche i suoi stilemi, no? Quindi lo speaker sicuramente ha anche delle melodie di riferimento, no? Delle strutture di riferimento che ci hanno anche abituato l'orecchio. Quindi è affascinante, è un mondo vastissimo. Ecco, prima di lasciarci, perché abbiamo sforato il giusto della nostra half an hour, adesso ci concediamo alla pausa pranzo e lascio libero anche te, Giuseppe. Domanda non troppo off topic,
tu durante il lockdown qualche ascolto musicale particolare che hai scoperto e vorresti consigliarci? È una domanda, è la più difficile tra quelle che mi hai fatto oggi. Andiamo un'altra orecchia. No, sai cosa? Io amo tantissimo ascoltare le parole. Mi piacciono, nonostante insomma io sia un musicista, quindi anche un tecnico della parte musicale, sono affascinatissimo da chi sa scrivere bene i testi. E quindi in questo periodo non ho smesso, mi sono concesso di ascoltare magari con più attenzione, e ho ascoltato, per dirti, Niccolò Fabi, per esempio, che è uno che secondo me nella nuova generazione davvero è uno che sa davvero scrivere bene le cose. Ecco, quindi ho ascoltato parole. Beh, è già un punto di vista interessante, magari che il lockdown ha portato tutti ad avere dei ritmi diversi e a concentrarsi su magari su delle piccole sfumature che prima venivano fruite in maniera diversa, più superficiale. Ecco, ti ringrazio ancora del tuo intervento. Poi sicuramente io lo riascolterò, promesso, perché un po' di cose che vorrei tornare, così faccio un po' di esercizio anche su me stesso. Vedo Mauro e Glenda che ci hanno lasciato un commento sulla pagina Facebook, che anche loro hanno dovuto fermarsi, ma riascolteranno appunto la puntata, che come tutte le altre puntate è sempre a disposizione sia su pagina Facebook Young Digitals che sul sito Half an Hour, e quindi possiamo fruire nuovamente di questi contenuti in ogni momento. Io ti saluto, Giuseppe, ti ringrazio ancora. Grazie. Sono molto felice che mi abbiate invitato, quindi grazie a voi. Ha fatto un sacco piacere a noi, Giuseppe, sperando che la prossima volta sia magari in un contesto più meno distante, più fisico, ovviamente. E io saluto tutto il pubblico che ci ha seguito, l'appuntamento a domani, sempre 12:30, pagina Facebook Young Digitals. E buona giornata. Ciao.